Vogliamo parlare un po' di sport? Anche parliamo perché ci sono di un sacco di cose che succederanno tra poco, europei, poi quest'estate olimpiadi. C'è veramente di tutto di più. Ci sono internazionali di tennis a Roma in questo periodo, c'è il Giro d'Italia. Non si sa più dove vedere in televisione qualsiasi sport. Tra tutte queste cose, chissà quale sarà il menù proposto dal nostro esperto di sport, Angelo Cervo. Buongiorno Angelo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno da qualcuno che si è svegliato da 23 secondi. Ti abbiamo svegliato noi oggi. Circa, sì, praticamente sì. La mia vera sveglia siete voi. Hai fatto tardi ieri, cosa hai combinato? Niente ragazzi, stiamo ormai preparando un estivo molto forte a livello by night, in più ci sono gli europei, in più ci sono le olimpiadi, ragazzi, un'estate veramente a mille. Ricca. Tutta l'insegna dello sport. Tu sei il nostro esperto di sport e oggi cosa ci vuoi proporre? Lo sapete che c'è stata la finale dell'Europa League? Sì. Sarebbe insomma la nuova... Coppa UEFA. Coppa UEFA, bravissimo. Ti aiuto perché ti sento assonnato. Molto assonnato, ragazzi. Ancora devo prendere il caffè. Quindi, sveglia! Si è giocata in... non ci posso credere che sì, perché sembrava una barzelletta quando l'ho letto. Invece è la pura verità. Il titolo possiamo dare questo. 4 lettere per perdere una finale. Cioè? La finale si è giocata a Budapest. Sì. Capitale dell'Ungheria. No! Della Romania. Della Romania, bravissimo. Oh. No, aspetta, scusa. Si è giocata tra l'Atletico Bilbao e l'Atletico Madrid. 300 tifosi dell'Atletico Bilbao invece di andare a Budapest, dove sono andati? Dove sono andati? A Bucarest! No, ma davvero? Capitale dell'Ungheria. E come hanno fatto? Cioè no, stai facendo confusioni, caro Angelo Cervo. Budapest è la capitale dell'Ungheria, Bucarest è la capitale della Romania. Cosa? Noi abbiamo detto il contrario? Sì. Ah, compro di scema! Ragazzi, abbiamo detto il contrario, però... Allora, Cervo, esperto di sport. Allora, ma non di geografia, è sport, io te l'avevo detto, è sport, io sono limitato lì allo sport. Quindi che cosa è successo? 300 tifosi dell'Atletico Bilbao hanno preso il biglietto per Bucarest, sono arrivati all'aeroporto, sono arrivati all'area taxi, hanno chiesto gentilmente ci portate allo stadio. Cioè, per cosa dovete fare lo stadio? Che siete architetti e ingegneri? No, siamo tifosi, sciarpe e cappellini, siamo tifosi del Bilbao. Ragazzi, avete sbagliato di 600 km, ma soprattutto avete sbagliato nazione. E qui stiamo in Romania e voi dovete andare in Ungheria. Scusa, hai detto continuamente Bucarest, sono andati a Bucarest. Allora, la finale si è giocata a Budapest. No, a Bucarest. A Bucarest. Oddio mio, era bella. E loro sono andati a Budapest. Questa è una non notizia, ragazzi. Vi devo dare un'altra informazione. I tifosi in realtà erano 300, il 301esimo era Angelo Cervo. No, questa è colpa vostra, ragazzi. Almeno fatemi prendere il caffè, non dico niente, ma un caffè. Niente. Ho capito, ma se hai problemi così... Oddio mio, va bene. Avete capito qualcosa di questo messaggio? Se no, seguitelo su Facebook, Angelo Cervo. Grazie, esperto di sport, ti vogliamo bene. Grazie a voi. Quando vedete qualche lezione di geografia, sono a vostra disposizione. Un abbraccio, Angelo Cervo. N2O. Un mondo allo stato puro. Ah, eccola qua, porca troia, c'è ragione.